Benvenuti nella mia cucina. Se state cercando dei biscottini leggeri e veloci per la prima colazione, questa qui è davvero la ricetta che fa per voi. Li ho realizzati con l'esubero di lievito madre, quella parte di lievito che ci avanza quando lo rinfreschiamo oppure quando dobbiamo fare il pane. È una ricetta velocissima, davvero comodissima per utilizzare l'esubero. Eccoli qui, ve li faccio vedere da vicino. Sono dei biscottini, anzi dei biscottoni, noi qua li chiamiamo in casa biscottoni da inzuppo, perché sono davvero perfetti per la prima colazione, per essere inzuppati nel latte oppure nel tè. Eccoli qua. Io li ho fatti in questo video in tre forme diverse, come vedete, questi lunghi a forma di S e a forma di ciambellina. Scegliete la forma che più vi piace oppure divertitevi come me se volete a fare tante forme differenti. Eccoli qua. Adesso basta chiacchiere, vi lascio all'impasto. Mettiamo in una ciotola un uovo intero, 100 g di zucchero. Io ho usato lo zucchero bianco, se voi preferite potete usare lo zucchero di canna. Aggiungiamo 100 g di esubero a pezzi, quindi lievito non rinfrescato, mi raccomando. E iniziamo prima con una forchetta a mescolare bene per sbattere l'uovo. E poi per sciogliere bene il lievito potete farlo, potete aiutarvi con delle fruste elettriche. Poi aggiungiamo un vasetto di yogurt, scegliete voi quello che preferite. Io in questo caso sto aggiungendo uno yogurt greco alla vaniglia e sono, vi dico anche quanto pesa, 150 grammi. Ma voi scegliete pure uno yogurt che piace a voi e aggiungetelo al composto. Poi aggiungiamo 40 grammi di olio di semi, io utilizzo olio di semi di girasole. Un pizzico di sale, una bustina di vanillina, se voi avete la bacca di vaniglia è anche meglio, ovviamente. E iniziamo a mescolare bene. E una volta che abbiamo mescolato bene tutte le parti liquide, diciamo, aggiungiamo la farina. Qui vi potete sbizzarrire. Io utilizzerò per questa ricetta la farina 00, ne occorrono 300 grammi. Se voi volete fare biscotti più light, potete utilizzare la farina integrale. Potete divertirvi a fare dei mix, potete usare farina di cocco, farina di mandorle, insomma, scegliete la farina che preferite. Io in questa ricetta li farò semplici, quindi utilizzerò farina 00, 300 grammi. Sono sicura che qualcuno vuole saperlo, quindi vi dico anche che la farina che sto usando ha 10 di proteine. Aggiungiamo anche un pizzico di bicarbonato per farli venire più friabili e iniziamo ad impastare. L'impasto deve essere lavorabile, quindi se ve lo chiede, perché magari fa caldo e l'impasto si scalda, oppure perché l'uovo è grande, aggiungete un po' di farina, fino a renderlo lavorabile con le mani, perché dobbiamo comunque formare dei biscottini, non deve essere un impasto liquido o troppo appiccicoso, quindi aggiungiamo farina. Come vi dico sempre, quando faccio ricette con le frolle, non dobbiamo eccedere nell'aggiungere farina per salvare le mani che si appiccicano, altrimenti l'impasto viene troppo duro. Quindi aggiungiamo la farina necessaria per rendere l'impasto lavorabile, ma appena raggiunge questa consistenza, come vedete, è ancora appiccicoso, però è lavorabile, ok? Appena raggiunge questa consistenza, ci fermiamo, ci laviamo le mani e andiamo avanti con la ricetta. E adesso cominciamo a formare i nostri biscotti. Allora, prepariamo la teglia con della carta forno compostabile, un piattino con dello zucchero e partiamo. Allora, tagliamo un pezzetto di impasto, più o meno del volume di una noce. Sulle mani facciamo il rotolino. Non ve lo faccio fare qui perché altrimenti userete troppa farina e vi si indurirà. Allora, lo facciamo fra le mani. Più o meno deve essere, ecco, come poco più grande di un dito, ok? Come un dito indice, ok? Poi lo passiamo nello zucchero, lo appoggiamo sulla teglia. Se vi piace, potete fare questa forma S che è molto carina, semplicissima. Poi, con una forchetta, lo andiamo a schiacciare, così avrà anche sopra questa trama che secondo me è molto carina. Se preferite, invece, li potete fare molto più semplici. Prendete un pezzetto, magari un po' più piccolo, lo passate nello zucchero, lo appoggiate sulla teglia come abbiamo fatto prima e semplicemente lo andate a schiacciare con la forchetta. Li potete fare anche a forma di pallina, rotondi, insomma, scegliete voi la forma che preferite. E continuate a fare questa operazione fino alla fine dell'impasto.
Non li mettete troppo vicini perché poi in cottura si cresceranno e quindi si appiccicheranno tutti l'uno all'altro, quindi lasciate un po' di spazio fra uno e l'altro. Quando abbiamo finito di prepararli, li mettiamo nel forno con la lucina accesa e li facciamo lievitare per un'ora. Ed ecco i nostri frollini pronti per il forno. Allora, con le dosi che vi ho detto prima, ne sono venute due teglie come questa qui che vedete. Hanno fatto una leggera lievitazione, nel forno spento in questa oretta che vi ho detto prima e adesso siamo pronti per infornare. Come dobbiamo fare la cottura? Allora, accendiamo il forno a 180 gradi in modalità statica sopra sotto. Li inforniamo nel terzo ripiano a partire dal basso, quindi non in quello centrale, ma in quello un pochettino più in alto e dovranno stare nel forno all'incirca un quarto d'ora, però state molto attenti perché sono piccolini e come tutti i frollini piccoli, fate attenzione perché si bruciano molto facilmente. Come si dice a Roma, si avvampa la parte sotto. Quindi controllateli, va bene, appena si sono colorati bene, appena la parte sotto è ben marroncina, li potete tirare fuori. Ecco i nostri biscottoni appena sfornati. Qui ci sono due buchi perché c'è stato un furto nel frattempo. Allora ve li faccio vedere sotto, eccoli qui, dorati. Adesso li lasciate raffreddare su una griglia, così manterranno intatta la loro croccantezza e poi li potrete mangiare. Ok, adesso sono freddi e li possiamo gustare. Sono friabili e morbidi allo stesso tempo. Io vi consiglio di conservarli dentro una scatola di latta, così manterranno intatta tutta la loro croccantezza. Come vedete, li ho fatti in tre forme diverse. Ecco quelli a forma di S, che si sono anche spaccati, segno che sono lievitati bene. Questi sono quelli normali, insomma, a forma classica di biscotto. E poi delle ciambelline. Anche carine, anche loro molto carine. Se dovete servirli per un tè, potete anche cospargerli con un velo di zucchero. Sono davvero perfetti, per la prima colazione. Inzuppati nel latte sono proprio, l'ideale. Allora, adesso vi saluto, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, provatela e mandatemi le vostre foto sul gruppo Facebook Lievito Madre, consigli e ricette. Adesso vi do appuntamento al prossimo video e vi chiedo, come sempre, di mettere like qui sotto e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima ricetta!